È la seconda volta che faccio questo video, la prima volta non ho acceso il microfono, succede anche ai migliori, quindi ovviamente succede anche a me che non lo sono. Comunque, era un video spacchettamento per fumetti e caffè, perché fumetti e caffè non è soltanto video brevi, velocissimi, ma ho visto che vi interessano anche i video un po' più lunghi, quindi spacchettiamo qualcosa oggi. Vi faccio vedere il pacchetto già aperto, perché voglio dire, eccolo qui. Mi è arrivato un pacco da Sergio Bonelli Editore, un pacco che mi servirà per un video che vi avevo proposto e che ha riscosso un grande successo, del quale parliamo dopo, perché praticamente ho ricevuto un casino di like sulla community di YouTube per farlo, più di 100, quindi ho detto cavolo, allora lo volete veramente. Siete un po' impiccioni, siete un po' impiccioni. Però è interessante anche per altre cose. Tra le altre c'è una live con Pop Culture la settimana prossima, mercoledì prossimo, in cui parleremo di una delle cose che era qui dentro, ormai non c'è più perché appunto ho fatto tutta quanta la cosa senza questo. Ma io non ho mandato la sigla, quindi sigla. E bentornati cari lettori, io sono Lady J, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Va tutto storto oggi, non sto facendo niente in ordine, ma non fa niente. Qui c'è il pacco che ho già aperto. Dentro il pacco che cosa c'era? Dentro il pacco c'erano i cartonati della serie, diciamo, Audace, la serie da libreria. Questi qua in realtà non sono Audace. Sono tutti i Bonelli, non so Audace. Della serie da libreria, non capisco più Audace dove si colloca, come si colloca. Della serie da libreria e fumetteria di Sergio Bonelli, editore. Questa serie, questi cartonati sono stati presentati a Lucca. Io, Simulacri è uno di questi, ho partecipato anche ai panel in cui c'erano tutti quanti gli autori. Ne ho parlato sul canale, ci sono le impressioni complete sul canale sia brevi che lunghe. Simulacri è il primo, una storia di Bucci e Camagni in cui hanno lavorato anche Caruso, Macaione, Biondi e Martinus. C'è stato un bel panel in cui hanno spiegato Bucci e Camagni insieme a tutti gli altri che cos'è Simulacri. Simulacri è una storia particolare per Bonelli. Qui in live, prima senza audio, avevo visto che c'è. È firmato sia da Bucci che Camagni e sono molto contento di questo. È una cosa che non sapevo. E grazie Giovanni che mi hai mandato questa copia, molto, molto cortese da parte tua. Una storia tra il giallo, il thriller psicologico, tra il voler, diciamo, emanciparsi, tra il voler appunto vivere una vita normale nonostante si è in un micromondo che è quello dell'isola d'Elba. Simulacri è un racconto strano, diverso da quelli che normalmente fa Bonelli. È una strada che Bonelli ha voluto intraprendere anche per far capire che in libreria e fumetteria può osare di più, può osare in tutti i sensi. E questa è una storia che mi ha colpito molto. Quanto viene? 18 euro, 18 euro, comunque il solito cartonatino Bonelli. Seconda cosa che mi hanno mandato, Mr. Evidence, si torna a parlare di Super, ma in modo differente. Questi quattro personaggi, anche di questo qua ho parlato, ho seguito il panel, quindi potete tranquillamente andare a ritrovare i video sul canale. Barone, Guaglione e Desdorides ai disegni e ai colori, anche i colori Desdorides. Vediamo, non voglio dire scemenze. No, ai colori ci sono Alessia Postorello, Stefania Acquaro, Adele Matera e Beatrice Galli. Mazza quanti colori. Mr. Evidence è un racconto di persone con super problemi, malattie strane, complesse, ognuno ha la propria, c'è chi praticamente non riesce a ricordare mai chi è e si confonde con gli altri, c'è chi ricerca la verità in tutte quante le cose, anche la completezza, le simmetrie, molto strano, c'è chi ha una malattia della pelle che non gli permette di mostrarla, tenerla all'aria, chi invece soffre di un'altra malattia che è quella delle terminazioni nervose che non funzionano bene, per cui non sente assolutamente il dolore. È un
una storia psicologica, soprattutto, che vuole andare a scavare all'interno di alcuni crimini. Questi super, fra virgolette, si vedranno all'interno di una storia un po' più grande di loro, all'interno di un istituto, dovranno risolvere dei crimini attraverso anche le loro capacità. Una cosa un po' strana, un po' diversa, anche questo qua, un cartonato, libreria e fumetteria, che prende una strada particolare per Bonelli. Guaglione già l'abbiamo visto sul canale per Epifania, e Barone invece l'abbiamo visto soprattutto per Nathan Never Justice League e poi per tutta quanta una serie di racconti, appunto, sul musone. Infine Eternity, la morte a Ondendi di Bilotta e Gerasi. Effettivamente il racconto che mi ha più colpito tra tutti quanti quelli presentati a Lucca 2022, ma proprio tra tutti, non soltanto tra quelli di Bonelli, tra tutti, è veramente il racconto che mi ha più colpito, il più interessante. Perché? Perché ci sono due protagonisti principali. C'è lui, che è un giornalista di gossip, e c'è dietro di lui Roma. Roma, una Roma futuribile, ma nemmeno troppo. Bello, Eternity di Bilotta e Gerasi. Ne parleremo mercoledì prossimo con gli autori sul canale di Pop Culture, quindi alle 17:30. È un orario un po' strano, ma Bilotta ha i suoi orari e quindi è sempre molto molto impegnato, e quindi ci adattiamo noi e così si fa. Guardate che belli i disegni di Gerasi, colori stupendi anche quelli, i colori sono sempre di Adele Matera, che credo che sia una delle coloriste più talentuose all'interno del roster di Bonelli. Una storia, appunto, che ha questi due grossi protagonisti. Uno è lui, l'altro, appunto, è la nostra Roma. E ci saranno anche dei twist molto interessanti. Quindi, questi tre, però, siccome io già ne ho parlato e ce l'ho tutti quanti in digitale, li ho già letti oltretutto, perché? Perché ho chiesto a Bonelli di mandarmeli? Per un motivo molto semplice. Qualche tempo fa vi ho fatto una domanda qui su YouTube. Vi ho chiesto: ragazzi, vogliamo fare i conti in tasca a Bonelli? No, perché c'è questo refrain, no? Questo sentito comune, questo modo di dire, però i cartonati in Bonelli costano troppo. Vediamo. Facciamo i conti in tasca e cerchiamo di capire se effettivamente i cartonati di Bonelli costano troppo. Certo, non possiamo andare lì col lanternino a vedere le dichiarazioni dei redditi di Bonelli, ma possiamo attraverso il costo delle varie componenti che poi vanno a comporre un cartonato, soprattutto, ma anche i Bonellidi, cercare di capire quanto costano e quanto Bonelli può rientrare attraverso questo tipo di prodotti, che sicuramente sono remunerativi, perché comunque nessuna azienda fa delle cose che non sono remunerative, ma sicuramente hanno dei costi differenti da quelli che sono i normali Bonellidi. Quindi, a breve, aspettatevi un video in cui andremo a sviscerare un po' quanto costano effettivamente i cartonati. Avremo un range, un minimo e un massimo, sui disegni, sul colorista, sul letterista, sull'impaginazione, su copertinista, perché anche quello ha il suo bel costo, e ovviamente non è per tutti uguale, perché parlando di arte, parlando di poi alla fine liberi professionisti che prestano le loro prestazioni, appunto, ognuno ha il suo cachet ed è giusto che sia così. Noi, ragazzi, ci vediamo presto per il prossimo video, oggi alle 18:30, non mi ricordo che cosa c'è, ma ci sarà sicuramente un bel video. Forse metto Claymore, forse metto un bel video su Claymore, come l'ho trovato e se può effettivamente, fra virgolette, sostituire o sovrapporsi
a Berserk, ma anche ad altri. Io penso ovviamente a Dragonero per chi legge i Bonellidi, penso ovviamente al nuovissimo fumetto fantasy di Max Comics, Kalia. Penso ad anche altre cose che comunque ho qui in giro nella libreria. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Ciao belli.